anche perché la cassa la se mi confondo no la vera è quella volta che Gitana mi ha detto vieni stasera io pensavo a vedere non lo sapeva però no, vabbè allora sarà parto da una cosa molto vicina minimalista tra qualche giorno fa quindi una differenza vicina una differenza molto piccola che ho notato a me piace fotografare le cose cose minime per osserva oggetti, scorci, panorami anche le scritte ci sono delle belle scritte una collezione di foto di scritte sui muri che sono molto interessanti ce n'era una per terra era messa davanti al portone dell'amata no? Come si usa per terra e diceva per te tirerò giù la luna ti porterò tutte le stelle tu sei mia non ti lascerò mai andare via è un classico perché la luna e le stelle col cazzo però tu sei mia e non puoi andare via questo invece è un dato di fatto e allora volevo fotografare poi questa scritta era verso sera dico alla macchina fotografica poi ci ho tirato fuori la macchina fotografica che ho quasi sempre in tasca nella borsa e passavano due o tre persone, due ragazzi che mi hanno dato uno sguardo così da lontano insomma e io lì ho pensato un attimo ecco io adesso fotografo questa scritta e quelli magari mi stanno guardando e la gente quando servirebbe si fa i cazzi suoi quindi invece sono tutto da voi e mi sono come intimorito ho pensato adesso se vengono qui e mi chiedono cosa sto facendo vabbè la prima domanda è semplice sto fotografando questa scritta la seconda è un problema perché? La risposta è perché mi piace, perché fotografo scritte, ma mi rendevo conto che non sarebbe stata una buona risposta. E quindi ho lasciato perdere, dove ho pensato, ma se io potessi rispondere, ma considerata l'età, mi chiamo, sono il padre di una che abita qui e fotografo questa scritta per denunciare quello stronzo che ci scrive le cose davanti al portone, questa sarebbe stata una buona risposta, accettabile. Invece la risposta... ma mi piace fotografare le scritte, è una risposta sospetta. E allora l'ho lasciato perdere questa volta. E questo mi ha indotto un po' di riflessioni. Ho pensato alle volte che ho lasciato perdere e alle volte che invece no. E ho pensato a tutte quelle piccole differenze. La differenza di quando avevo 6-7 anni, gli altri giocavano al pallone e io me ne stavo da solo oppure andavo in giro in bicicletta. La differenza che gli altri parlavano di calcio, di giochi anche un po' violenti, io andavo in campagna, mi mettevo a guardare nei ruscelli, le sanguisughe, anche quegli insettini che vanno sulle acque. Come si chiamano? Le libellule, no. No, quelle vola, anche le libellule, c'erano ancora anche le libellule. E poi altro tipo di differenze. Quando più avanti, in terza media, volevo fare canto, era facoltativo allora, applicazioni tecniche, canto, lavori domestici e un'altra cosa ancora, non mi viene in mente. Io volevo fare canto e mi chiama la preside e dice, senti, qui a fare canto abbiamo 25 richieste, 24 sono femmine e poi ci sei tu. E mi ha convinto a lasciar perdere, io sarei diventato magari un grande cantante, che oltretutto era una motivazione del cavolo, perché mica male, 25 femmine io. Io sono abbastanza vecchio di aver fatto tutte le elementari e le medie in una classe maschile. Mia madre è completamente sessuofoba, mio padre non mi ha mai fregato un cazzo di niente, classico insomma, una famiglia borghese di quegli anni. Io quando sono arrivato al liceo, terrore totale, cioè le ragazze erano una roba che... Magari avessi fatto canto in terza media, l'avrei già visto proprio da vicino, insomma. Ma niente, era vietato perché era sconveniente una classe con un maschio e 25 femmine. Oltretutto era una classe maschile. Ecco, sono piccole differenze. Poi ho cominciato a scrivere poesie e questo era strano. Poi ho avuto un atteggiamento nella vita di una sorta di... chiamiamolo poliamore, che questo si presta sempre a un sacco di battute, per dire, sì, vabbè, che dici così perché ti piacevano quelle donne, mi sono rifatto un po' dell'adolescenza sfida. No, invece mi piace dirlo qui, un poliamore vissuto con sincerità e franchezza è una differenza che pesa. No, non è così semplice, perché un conto è fare lo stronzo, e, insomma è diverso, anche se alcuni identificano le due cose. Comunque dicevo, questo non fotografare la scritta,
paragonato anche un'altra volta in cui invece la situazione è molto più grave, anzi più volte. Anni prima, mi ero a Fiori Sud, ero innamorato di una ragazza e stavo davanti al suo portone, anche se veniva gente a dire vai via perché adesso spariamo, io restavo lì. Ma questo perché l'innamoramento per una ragazza è più importante che poter fare una scritta. Il titolo è Non sottovalutare le conseguenze dell'amore. E qui concludo. La conclusione è semplicemente questa, che ci sono differenze grandi, quello della pelle, l'orientamento sessuale, ma ci sono tante piccole differenze che pesano giorno dopo giorno, anno dopo anno, e ti portano, passati 60 anni, a riflettere su quanto, e me ne accorgo anche nelle compagnie degli amici, tu sei perfettamente normale sotto certi aspetti, ma sei tanto, tanto diverso. Grazie.